Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla sanità. La Regione Marche sembra aver deciso. Il nuovo ospedale si realizzerà a Fosso Seiore, ovvero tra le due città di Fano e Pesaro. Lo ha scritto nero su bianco in una delibera datata 22 febbraio 2016. Una iniziativa che ha spiazzato il sindaco di Fano Massimo Seri, che in mattinata ha ribadito che scriverà una lettera per chiedere la revoca di quel documento. Purtroppo in questa delibera ci sono riferimenti, si fa riferimento ad un sito specifico, quello di Fosso Seiore, e quindi non, in questa fase non possono essere accolti. Se vogliamo aprire una discussione seria e serena, valutando tutti gli aspetti oggettivi, bisogna che anche i testi, gli atti amministrativi siano conseguenti. E allora con determinazione chiedo, e lunedì invierò una lettera al Presidente, proprio per chiedere la revoca e la modifica di questo atto, dove venga integrato quanto sostenuto dal Presidente. E su questo voglio ancora una volta soffermarmi sul fatto che la scelta di un sito è strategica, deve tener conto non soltanto di due città, ma di un territorio più vasto, e si deve tener conto anche di quelle che sono le opinioni anche dei sindaci degli altri comuni, ma soprattutto un'analisi su tutte le scelte che si fanno, quelli che sono gli effetti sul territorio, perché le scelte che si fanno sulla sanità poi sono scelte che avranno effetti per tanti decenni successivi. Noi abbiamo posto all'attenzione della Regione un sito, valutando elementi oggettivi sulla quale vogliamo che ci sia un confronto serio. Qui fra l'altro nella delibera si parla di ospedali di rete, che metterebbe in discussione anche il senso dell'azienda ospedaliera, quindi dobbiamo partire, se vogliamo fare un ragionamento, un percorso serio, anche con atti che siano coerenti con quanto diciamo. Il mondo dell'autotrasporto in crisi, e dunque si va verso un fermo di tutto il settore se dal governo non arriveranno risposte alle emergenze in corso, e quanto emerso da un incontro che si è tenuto a Pesaro. Ai lavori ha preso parte il presidente della Commissione regionale trasporti Andrea Biancani, il presidente regionale di Confartigianato Trasporti Elvio Marzocchi ha illustrato i dati della grave crisi che interessa l'autotrasporto. Nonostante i segnali di ripresa, un più 2,5% in linea con il dato nazionale, troppe tasse, concorrenza sleale dai vettori stranieri e ritardo nei contributi per l'acquisto di nuovi veicoli Euro 6. Quanto all'introduzione del reato di omicidio stradale, la Confartigianato esprime perplessità per il rischio che anche conducenti seri ed onesti subiscano ripercussioni sul lavoro e l'impresa. Il Consiglio Comunale di Pesaro ha approvato l'indizione del referendum consultivo per la fusione per incorporazione del Comune di Monbaroccio nel Comune di Pesaro. L'opposizione ha votato contro. Il referendum si terrà il 17 aprile nell'Election Day. La consultazione, che abbina il voto sulla fusione fra i comuni di Pesaro Monbaroccio e Urbino Tavoleto, e il referendum sulle trivellazioni in Adriatico. Qualcuno avrà esultato per la sospensiva, ma abbiamo già perso una grande occasione, ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Potevamo già avere nel bilancio di previsione 2 milioni in più nella parte corrente da utilizzare per i servizi sociali, educativi e la cultura. Farà tappa a Pesaro il Tour 2016 del Treno Verde, lo storico convoglio di Legambiente del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, che con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha ripreso il suo viaggio per la penisola per monitorare la qualità dell'aria e l'inquinamento acustico, ma anche per parlare di smart cities, ecoquartieri, mobilità nuova e stili di vita. Il Treno Verde arriverà lunedì 14 marzo alla stazione di Pesaro, dove resterà in sosta al binario 1 fino a mercoledì 16 marzo. Domani a San Costanzo si terrà la 203esima edizione della Sagra Polentara. La manifestazione domenica scorsa era stata rinviata a causa del maltempo e inizierà alle 14.30. Come da programma, prevede degustazioni di prodotti tipici, musica e animazioni per bambini. L'ingresso è gratuito. Ed è tutto per questa edizione flash del sabato. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona domenica.